Ginocchio valgo sintomatico. Il valgismo sintomatico della prima infanzia è essenzialmente rachitico, di regola bilaterale, più di rado associato a varismo controlaterale, deformità a colpo di vento. Nella tarda infanzia e nell'adolescenza il ginocchio valgo sintomatico riconosce soprattutto una causa traumatica, gli stacchi epifisari, infiammatoria, distruzione della metà esterna della cartilagine coniugale o irritazione della metà interna, paralitica, poliomielite o displasia. È anche descritto un ginocchio valgo di compenso per correggere un atteggiamento viziato dell'anca o del piede.